Ciao a tutti, benvenuti al Musicarte Caffè di Saronno. Questa sera abbiamo con noi la band, la James Band, licenza di incidere, e vi presento qua i nostri componenti. Il primo. Ciao, io sono Francesco. Gabriele. Roberto, ciao. Ciao ragazzi, allora, ovviamente la domanda è di rito, mi sembra anche logico. Da dove arriva questo nome, James Band, licenza di incidere? Faccio parlare Francesco, che mi sembri un po' più il leader, il portavoce della band. Più anziano, credo. Comunque, niente. Questo nome viene da una lettura che abbiamo fatto anni fa di un libro di Umberto Eco, ed è il secondo diario minimo, e c'era questa band che si chiamava James Band, licenza di incidere. Da lì è nata l'idea di sfruttare questo nome, e dopodiché, deciso il nome, dovevamo trovare il logo. Il logo è stato ideato da Gabriele, che è il nostro grafico pubblicitario interno ed esterno, e niente, da lì è nato questo logo strano, dove abbiamo tolto dalla mano di James Bond l'arma e abbiamo inserito una chitarra. Mi sembra anche giusto. Lo propongo. Eccolo qua, questo è il logo, devo dire molto molto carino, assolutamente, e c'è da dire una cosa, che effettivamente oggi ho imparato una cosa nuova. Credevo che magari fosse tutti fans della saga di James Bond, che magari, ah beh, questo bene, mi fa piacere, perché anche io lo sono, e in effetti comunque le due cose possono anche combaciare. Benissimo, domanda successiva, semplice, quando è nata la band? Allora, la band è nata nel 1993, quindi siamo al ventennale, con varie peripezie, varie storie. Quello che ci accomuna è comunque il divertimento. Siamo partiti in tre e siamo rimasti sempre in tre, cambiando vari batteristi. In questo momento c'è Roberto, dove con lui abbiamo trovato un equilibrio. Dove appunto questa sera, in questo locale che è il Musica Arte Caffè, vorremmo ringraziare Vittorio e Massimo per l'ospitalità. Abbiamo un repertorio acustico che faremo stasera e uno invece elettrico che facciamo in altre situazioni. Ci sono altre volte dove comprendiamo, tiriamo, cerchiamo di tirare dentro un po' tutto quello che è dal pubblico più adulto a quello più giovane, nel senso che abbiamo, così ci hanno definito, del geriatric rock o del rock and roll pupazzo per bambini, insomma, tutto qua. E una cosa che mi domando io, visto che siete comunque tanti anni insieme, immagino che comunque non facciate solo serate live presso locali, ma non so, magari il vostro percorso ha riguardato anche, non so, concorsi, piuttosto partecipazioni particolari. Beh, direi che a questo punto potrebbero parlare anche loro, soprattutto Gabriele, che ha a casa un trofeo che stasera non ha portato, giustamente, perché è inutile portare in giro certe cose. Allora Gabriele, parlavamo prima delle vostre varie partecipazioni e a quanto ho capito anche qualche trofeo vinto. Spiegaci un attimo. Ma allora, la band negli fine anni 90 è stata chiamata, ci hanno chiesto di suonare a dei concorsi, giusto perché eravamo abbastanza coinvolgenti, quindi abbiamo partecipato a diverse manifestazioni. Mi ricordo Super Band, che era una manifestazione dell'Alto Milanese, giusto? E dove ci hanno dato un premio per 2 anni, un anno abbiamo vinto, il secondo anno non potevamo rivincere, e quindi ci hanno premiato come miglior gruppo live, come presenza, impatto, come
diciamo, performance live, e alcuni trofei sì da quelle due manifestazioni. Mi ricordo a Varese all'Alley Rock Café, dove hanno partecipato forse negli anni inizio anni 2000, dove anche lì ci hanno premiato come gruppo live, come che ha partecipato qua. Dopo ci hanno chiesto di fare pure gli ospiti per la prossima, per la successiva manifestazione degli anni successivi, quindi come gruppo da, non so, dai, non dico da seguire, come da far suonare, insomma, perché era piacevole sentirci, quindi ci facevano suonare, allora ci chiedevano di suonare. E da lì poi abbiamo cominciato i nostri vari tour nei locali, abbiamo sempre suonato io e Francesco da 20 anni, poi i vari batteristi, e quindi siamo ancora in giro dopo 20 anni divertendoci e facendo tutto quello che è inerente alla musica live, l'emozione di suonare dal piccolo palco al grosso palco e tutto quanto. Ma comunque sono soddisfazioni, credo, no? Sì. Giusto. È un impegno e porta tantissime soddisfazioni, quindi non è facile arrivare a bisogna divertirsi sempre, questo è importante, cioè, quindi senza l'impegno c'è, la professionalità c'è, fare le cose fatte bene, però il divertimento è la cosa principale, e poi avere molto feeling tra di noi nella band e al di fuori, siamo molto amici con lui da 30 anni ormai, forse più. Perfetto, allora, ovviamente Roberto non puoi esimerti, io ti devo far parlare nonostante tu sia il più giovane del gruppo. Beh, ma sicuramente qualcosa da dire ce l'hai. Probabilmente grazie per avermi detto che sono il più giovane, ma effettivamente sono il più vecchio dei tre. E sono entrato nella band da un anno e mezzo, sì, diciamo a quasi 2 anni, diciamo, e ci siamo subito trovati bene. Io ho militato in passato in altri gruppi che facevano anche generi diversi tra loro, però purtroppo quando si suona insieme, se non ci sono determinati presupposti all'origine, vengono sempre fuori problemi che sono sempre legati a problematiche di ego dei vari musicisti, che poi rompono l'armonia dell'insieme. Mio malgrado mi sono trovato a doverle gestire diverse volte, poi in alcuni casi, perché mi piaceva il genere, ho tenuto fino a un certo punto, poi ho visto che poi ognuno suonava per conto suo, e quindi poi ho mollato il colpo. Non si poteva più andare. È stata una casualità incontrare loro, perché il mio nome gli è stato fatto da un nostro comune amico, che è stato è ancora un batterista di una band famosa, che sono i Vanadium, che sono stati, diciamo, il gruppo più importante nell'area hard rock italiana degli anni 80. Sono stati forse l'unico gruppo che è riuscito anche a sfondare all'estero, hanno inciso penso un 6-7 LP, e nel loro genere erano notevoli. Io li ho visti quando ero più piccolo, sono andato a vederli, e devo dire che con Lio, sto parlando di lui, Lio Mascheroni, il batterista, ci conosciamo da tanti anni e ci siamo poi ritrovati recentemente. Il mio nome l'ha fatto lui a loro, perché diceva: guarda, cercate un batterista, io ho questo mio amico che secondo me va bene per voi. E io ho detto va bene, ci siamo conosciuti una sera, un po' così, no, perché poi però ci siamo trovati subito. Io poi ho cercato di, perché un po' nel mio stile essere una persona molto, ho sempre un approccio molto umile, soprattutto allo strumento, perché è lo strumento più difficile che esista, quello che c'è lì dietro, e quindi bisogna sempre approcciarla con una certa umiltà. Quindi io apprezzo sempre le persone che lo affrontano così. A me è capitato un po' per caso di organizzare anche degli eventi musicali, e ho avuto l'occasione di conoscere anche grandi musicisti come Ian Paice e Deep Purple, sono dei più grandi batteristi del mondo, una persona di un'umiltà assoluta, che addirittura mi ha fatto accordare la sua batteria, ma e non ricordandosi alcuni pezzi, perché non li suonava da tempo immemorabile, mi ha detto: suonali tu. Quindi per far capire che cos'è a volte la grandezza di una persona, che poteva anche neanche rivolgermi la parola, per la persona che ha calcato i palchi di tutto il mondo, cioè, ma fatto la storia del rock. E quindi con loro mi trovo bene, perché ci divertiamo, c'è una bella, diciamo, un bel insieme, è anche divertente al di fuori, ci vediamo anche al di fuori,
Poi io anche per il mestiere che faccio cerco di coinvolgerli, li ho un po', li ho un po' traviati tutti e due, perché li ho portati sull'alcol, nel senso che io mi occupo di vino, di cucina, faccio sommelier, quindi ho cercato di coinvolgere anche queste cose. Comunque la cosa bella è che ci divertiamo e riusciamo a essere, anche per il repertorio che facciamo, facciamo cose molto diverse, cioè spaziamo da Frank Sinatra ai Kiss, ecco, questi che porto sulla maglietta, quindi riusciamo a avere un approccio sempre comunque bello, coinvolgente, pur facendo cose diverse. Quindi spero che sia il mio ultimo e definitivo gruppo, perché mi piacerebbe smettere di suonare fra 40 anni magari con loro, esatto, che mi auguro, perché oltre a divertirci c'è sempre questo bel rapporto insieme di apertura, ci si dice le cose schiettamente, si parla in modo aperto, e questa è una cosa che mi piace, che purtroppo ho trovato poche volte nei gruppi precedenti. Quindi ecco, questa è un po' la storia in breve. Allora Francesco, giusto per concludere questa pseudo intervista per quanto mi riguarda, sì, lascio a te la conclusione. Beh, niente, allora, come diceva Roberto e Gabriele, diciamo che la nostra filosofia è un po' questa, il fatto di divertirsi e trovare la felicità. E su questa cosa ci siamo trovati ancora una volta, sempre con un scrittore, grosso scrittore, che era Oscar Wilde, che diceva che happiness is a glass of wine and a little sandwich. O forse era un albano e romina. Concordo. Volevo concludere innanzitutto dicendo che le programmazioni del Musicarte Caffè, soprattutto per quanto riguarda la musica live, saranno il giovedì sera e il venerdì sera. Dal mese di novembre raddoppiano le serate. Ragazzi, noi vi aspettiamo. Questo è un esempio di band che si esibisce in questo locale, e ce ne sono state altre prima, ce ne saranno tantissime altre dopo. Volevo anche avvisare qualsiasi musicista, band, trio, duo che volesse magari prendere contatto con il locale e i titolari, che sono Massimo e Vittorio, possono andare tranquillamente sulla pagina di Musicarte Caffè e contattarli per un'eventuale qua esibizione. Concludo salutandovi, ragazzi. Grazie di essere venuti. Grazie a te e grazie a voi. Grazie al Musicarte Caffè. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. E buona musica.